Bene, signori, abbiamo qui una persona con cui ho combattuto come un pazzo in televisione per tanti anni, devo dire la verità, ce ne siamo detti di tutti contro, i colori. L'unica persona contro cui tu non hai combattuto sono le destre, anche quelle più estreme, populisti. Ma figurati, queste sono le persone contro cui... Io mi sono trovato tanti anni a combattere con un signore che ho qui di fronte adesso al microfono, non ho qui in studio purtroppo, e che era il direttore di un giornale che adesso si è candidato per i Five Stars, e devo dire la verità, con una punta di sarcasmo, non mi sorprende, posso dire, non, però ognuno è libero di fare quello che vuole. Libertà, libertà, libertà. Gaetano Pedulla, buonasera. Eccolo qua. Eccoci. Ciao, qui. Giuseppe. Caro Gaetano, ciao. Ti abbraccio. Il direttore Pedulla. Ti abbraccio. Pedulla. Lo sai che in fin dei conti ce ne siamo date di santa ragione, ci siamo bastonati, ci siamo attaccati anche in maniera furibonda, però alla fine ci rispettiamo, no? Diciamo la verità, ci rispettiamo nella maniera più assoluta. Allora, caro Pedulla, posso dire che non mi sorprende il fatto che ti sei candidato con 5 Stelle. Adesso, oggettivamente, io ti accusavo a dritto e rovescio di essere un giornale che parlava ai 5 Stelle, che eri un po' un grillino, e poi mi sono ritrovato con te candidato alle europee, dai, diciamoci tu. Ti ha sorpreso di più l'annunziata candidata col PD piuttosto che tanti giornalisti di destra candidati con Forza Italia nella storia? No, assolutamente, ma infatti non fai eccezione, allora. Assolutamente, non sto dicendo che è un crimine, tu fai quello che ti pare, assolutamente, però posso dire che rispetto alle nostre battaglie di un tempo non mi sorprende questa tua candidatura, ma ognuno si candida con chi vuole, ognuno si candida con chi vuole, se tu pensi di essere più affine a Conte piuttosto che alla Schlein, fai benissimo a candidarti. Allora, c'è una cosa fondamentale, mi sembra che voi vogliate esportare in Europa una roba che in è già... Dove è candidato Pedulla? Al sud, al nord? Dove è candidato? Al nord, collegio nord-ovest, Lombardia, Liguria, Piemonte, qui a Milano, molto bene. Esatto, caro Pedulla, esatto. Allora, voi volete esportare in Europa una cosa che è già fallita in Italia, cioè dire il reddito di cittadinanza. Questo mi sembra abbastanza incredibile. Sì, questa è un'idea. Volete riproporre in salsa europea, ma che c'hai? Sì. La campagna elettorale che è finita, che ti sei... Guarda che per fare politica ci vuole il fisico, questa è la mia prima candidatura, ho dato tutto, non c'ho più fiato, non c'ho più niente. Vabbè, che vuoi però, fare? Però, volete esportare in Europa il reddito di cittadinanza, che volete fare? Ma guarda, non è così difficile esportare il reddito di cittadinanza. Beh no, un fallimento è difficile esportarlo, speriamo perché, che... No, Giuseppe, già c'è il reddito di cittadinanza in quasi tutti i paesi europei, lo comunico per chi magari questo non lo sa. E così come c'è il salario minimo, altra cosa che in Italia non si vuole far passare. Vabbè, ma i sistemi sono diversi, i paesi sono diversi, Gaetano. Già in Italia il reddito di cittadinanza è fallito. Giuseppe, sono diversi, ma la politica è comune quando si occupa delle persone. Occuparsi delle persone in difficoltà è un dovere della politica. Vabbè, la politica sì, che certo. Si dimentica, ma sai, la politica che si dimentica di chi non ha niente, non ha un piatto di pasta da portare a casa, secondo me manca il suo obiettivo. Sai, da quando non c'è il reddito di cittadinanza? L'Italia è più povera. Meloni, non lo dico io, lo dice l'Istat. Ma non diciamo cose assurde, dai. Mila. Lo dice l'Istat, se dice l'assurdità, l'Istat vagliola dire al palazzo dove c'è. Cioè, l'Italia l'Istat è più povera da quando c'è il governo Meloni. Dice l'Istat che 1.200.000 persone sono tornate sotto la soglia di povertà assoluta. Però chiunque www va, se lo va a vedere. Ma non è che l'Istat certifica questa roba qua, dai, la cosa io sul reddito di cittadinanza, per carità, possono anche può essere una soluzione, per carità, non lo so. A me la cosa che mi manda un po' ai matti, leggermente ai matti, perché poi per carità va benissimo tutto e sono è la questione dell'Ucraina. La difesa della democrazia ucraina contro Putin, cioè qui se dici che quelli dei 5 Stelle dicono pace. No, io chiedo, c'è anche scritto pace nel logo e va benissimo, anch'io sono per la pace, ma tutti sono però per la pace, la pace la possiamo ottenere solo se bombardiamo le postazioni russe da cui partono i missili contro Kiev. Quindi io metterei sopra i missili americani, scriverei pace. Perché scriverei pace sopra quei missili? Allora, mi dica, tu solo Pedulla, grazie a quei missili. Tu vuoi chiedere a Pedulla se è d'accordo con il fatto di bombardare? Niente. Io dico solo, se è d'accordo con me sul mettere la scritta pace, questa è la domanda, mettere la scritta pace sui missili che bombardano le postazioni russe. Pedulla, risponda a io questa cosa. Io sì sarei d'accordo a mettere la scritta pace. Se mi fai rispondere, ti dico che si commenta da sé la follia di una proposta del genere. La pace si ottiene con una de-escalation, scrivere pace cioè sui missili, togliendo... Pace sul simbolo. Però tesoro, il D-Day, lo sbarco in Normandia che c'è stato gli 80 anni ieri. Le armi a
tutti, no, però, a tutti. Ma chiaro, togliere le armi a tutti, ma togliere le armi a tutti è una follia. Togliere le armi a tutti. Ti comunico che in Normandia è avvenuto in un'epoca in cui non avevamo le armi che abbiamo oggi, non abbiamo la situazione che abbiamo oggi. Ma come l'avresti liberata l'Europa dal nazifascismo? Con Beppe Grillo? Come l'avresti liberata l'Europa dal nazifascismo? Con Beppe Grillo? Guarda, è una situazione completamente diversa. Se vogliamo unire le mele e le pere, fate pure, fa cabaret, ma non è un modo, come dire, adatto per risolvere un problema che è drammatico. Guardate, senti, Petula, no, ma questo non c'è dubbio, però posso farti... su tutti noi. Ma questo lo sappiamo. Il costo dell'energia, il costo della vita, lo sappiamo. Il costo dei mutui. Senti, Gaetano, scusami Gaetano, ci sono due cose importanti. Leggo da qualche parte che voi siete per mettere fuori legge le pellicce. E certo, perché noi dobbiamo volere bene le pellicce. Perché perché vi occupate di pellicce? Non ho capito. Perché le pellicce, sai, sono la pelle di tanti animali che vengono. Ma che sei diventato anche animalista? Torturati. Sei diventato animalista adesso, non ho capito. Io sono sempre, tu lo sai, sono sempre stato dalla parte dell'ambiente e l'ambiente ha anche gli animali, che sono esseri senzienti, anche se qualche ministro non ne ha conoscenza. Esseri senzienti che non vanno torturati. Ma chi per la ma che c'entra sei diventato vegano, sei diventato, non ho capito. No, niente affatto. Mangio normalmente anche e moderatamente. Ma che c'entra le pellicce? Ma lasciate il mercato delle pellicce. Il mercato delle pellicce è straordinario. Ci sono un sacco di aziende italiane che lavorano le pellicce e che vendono pellicce in tutto il mondo. Che volete fare? Siccome, volete chiuderle? Siccome ci sono tante aziende che fanno affari con la droga, teniamo in piedi la droga. Ma che c'entrano le pellicce con la droga? Scusa, mica la stessa cosa. La pelliccia è il frutto di una tortura su animali che possono essere lasciati vivere perché non ne abbiamo bisogno. Ma dai, su, Gaetano, con cose, ma ti rendi conto? Hai fatto un paragone tra i trafficanti di droga e le pellicce, dai, su. Mamma mia. Senti, ma tu saresti per la riapertura? Ho capito, saresti per la riapertura dei bordelli, per esempio? Grande tema mio. È interessante. Guarda, il tema della liberalizzazione, noi siamo molto per liberalizzare tante cose, però non è questo il modo di affrontare. No, i bordelli, come no? In Germania ci sono i bordelli, in Svizzera ci sono i bordelli, ma non c'è nessun dramma, ci sono le prostitute. Condizione della donna. Ma che c'entra la donna? Italia, ma che la liberamente io stiamo parlando tu di quelle che liberamente vogliono prostituirsi. Cioè, le riapriresti i bordelli o no? Questo è interessante. Li riapriresti o no? Che no, me ne frega della donna? Abbiamo bisogno di sviluppo, di dare diritti alle donne, non i bordelli. Non rispondete mai. Metterle dei bordelli. No, no, ci risposto. Ma che metterle? Vanno loro da sole nei bordelli, mica ci va, mica le metti. Vabbè, fermo là, grazie.